Subbiano, con il suo castello e Lungarno, si è lasciato conquistare dai tanti che hanno scelto in una calda sera d'estate Spirito Divino, un viaggio tra degustazioni di grandi vini, tipicità toscane, esperienze sensoriali, musica, con una proposta della Proloco di Subbiano e di AIS Arezzo. Come ho detto anche a tutte le associazioni di Subbiano, la festa è di Subbiano, non è della Proloco, e diciamo, qualsiasi manifestazione si fa per il paese. Quindi chi vuole collaborare, o Proloco o altre associazioni, ben venga, diciamo, l'unione fa la forza e tutti fare cose bene per Subbiano fa molto piacere. AIS, e in questo caso siamo nella terra del rosso. Siamo nella zona di Suvereto, vicino a Livorno, e abbiamo un blend che è Sangiovese, Merlot e Cabernet Franc. E poi quest'anno abbiamo portato anche vini francesi. E parliamo di un Syrah in purezza e un Pinot Nero in purezza, con una gradazione leggermente inferiore rispetto al vino italiano, insomma. Il buon vino fresco d'estate ci sta, e i prodotti anche gastronomici che sanno in maniera anche magistrale cucinare le nostre associazioni, insomma, offriamo una bella parte del nostro paese. Toscana piena, con il nostro vitigno bianco, che si trova soprattutto nella costa, ma anche nell'entroterra toscano, che è il Vermentino. La Spirito Divino è la festa di fine estate per questo fine settimana, con un ricco menù e la specialità contadina del pollo coniglio fritto, poi ballo liscio, tributo a Vasco Rossi venerdì, con colpa di Alfredo Bende, e dado a tutto tondo domenica. Il fatto che si riempiano le strade del centro storico per noi è una grande forza.